Molto contenta. Io non parlo bene la lingua dell'ante, ma lo intento. Giorgio Panariello è un umorista molto famoso in Italia. Io adesso besso alla lunga. E te me anche ero bacio. Hai capito? Sì. Ha detto che è geloso perché baciavi la lunga, no? Io volevo dire, soi un hombre de spettacolo, ma soi anche uno spettacolo de hombres. Voglio dare un beso pure a essa, perché è bravissima e mi piace veramente mucho. Grazie. Prego. E anche questa è falsa. Ma veramente conquista tutti questa sera, sia Leo Gullotta che Giorgio Panariello. Allora, Natalia, tu adesso lancerai una sfera e questa sfera darà 3 premios de nuestra lotteria a una fortunata famiglia. Io? Tu la lanci. No, io la fortunata. No. Oh, tu sei uruguaiano, non va bene. Vieni qua. Tu non puoi giocare con la Lotteria Italia. Va bene. Sei già fortunata ad essere come sei. Prendi la sfera. Cógela. ¿Abro? No, cógela con las manos, tienes que tirarla adentro. En mi país eso es otra cosa, y tú lo sabes. È molto simpatica. Eccola qua, è partita la sfera lanciata da Natalia Oreiro. Eccolo qua. Sta girando il nostro computer. Alla ricerca di una famiglia poderosa. Oh, ma che lo state legando? Poverino! È l'ultima notte, come all'università. Scherzi da tutte le parti. Mamma mia, legato per la vita alla sua telecamera. Allora, dicevo Natalia, tu conoscevi già questa canzone 0303456? Por supuesto que sí. ¿Quieres que te cuente la pequeña anécdota? Dice un piccolo aneddoto, cuéntalo. Hace un anno. Un anno fa? Con mis amigas. Con le sue amiche? En mi país, en el mio paese. Sí, in Uruguay. In Uruguay. Io bailé 0303, una coreografia improvvisata. Con le sue amiche, in casa sua facevo questo. Pero yo no sabía que iba a cantarla contigo. Pazzesco. E poi invece è passato il tempo. Y lo tengo filmato, algún día te lo voy a mostrar. Y ahora estoy muy emocionada. Eres un poco bruja, eh? Lei è un poco maga, perché ti era già fatta tutta la sua bella coreografia senza sapere che un giorno o l'altro avrebbe cantato questa canzone con me. Io spero che te traiga. Mucha suerte, ese rumore. Che ti porti molta fortuna. Chiara sta in Roma, adesso si fermerà a Roma per promuovere anche il suo disco naturalmente. E Chiara sta in Roma, la prima cosa mañana. E mañana a dormir, perché non dormi molto. Non ha dormito molto. Tengo che fare unas fotos per un medio escrito, per una prensa, e luego, ¿y qué se può fare in Roma? Comprar cose preziose. Va bene, va a fare spese, veramente con questo corpo troverai tutte le taglie del mondo. Ti ringrazio, ti saluto. Grazie. E se deseo in Italia è il maior dello sexito. Le auguro naturalmente grande successo nel nostro paese. Guarda Billo, già pronto a portarla via. Giorgio, che vuol dire domani? No, che vuol dire? Dicevo che domani a 22 anni a far la spesa. No.